Presidente, intanto utile questa discussione. È evidente che i temi così difficili, drammatici, non è che si risolvono con un monotematico, però per sapere un po' di più dalla giunta regionale e dai rapporti che ha col governo, che cosa pensiamo si possa fare per affrontare le aree di crisi. E lo dico con spirito chiaramente unitario, perché è evidente che queste questioni, come ha raccontato il collega Daniele, i numeri che ha dato sono tali da non aprire questioni di dispute politiche strumentali, però forse capire qual è la strada aiuta. Se può aiutare chiaramente le esperienze del passato, le buone esperienze del passato, e devo dire, mi riferisco in particolare alla guida del centro-sinistra in Regione Campania con il presidente Bassolino. In alcuni casi ci fu una grande presenza della Regione su alcune aree di crisi. Noi abbiamo fatto negli anni nostri, con situazioni di crisi che tu hai raccontato, che vengono da lontano, costruimmo il patto per la Campania, che era un patto che ha portato i sindacati, le forze sociali, tutte insieme le istituzioni campane, ad andare al tavolo del governo che ha dovuto ascoltare la Campania. E abbiamo affrontato e risolto la crisi di Pomigliano, perché noi avevamo avuto la chiusura dell'impianto di Pomigliano. Avevamo la chiusura del cantiere di Comicato, la chiusura del cantiere di Castellammare. L'amministratore Bono ci mandò la lettera al governo e alla regione per conoscenza di chiusura dello stabilimento di Castellammare. Abbiamo avuto negli anni successivi la chiusura dell'impianto di Carinaro, della Whirlpool, del Bianco, ma non è che abbiamo accettato così queste lettere, abbiamo messo in campo le azioni che le regioni devono mettere in campo insieme al governo. Poi il governo è stato vicino alla Regione Campania? Io penso di sì, sicuramente il governo Berlusconi ha avviato con il patto per la Campania una serie di misure utili, ma non posso lamentarmi, devo dire, né del governo Letta e devo dire per la parte finale sulla vicenda Whirlpool anche del governo Renzi, che diede una mano per risolvere il problema, sia ben chiaro. Però la Campania fu protagonista e non è che fu protagonista a parole. Come sapete, qui in Consiglio regionale prevedemmo una serie di iniziative, anche di delibere regionali, di impegno economico. Abbiamo speso per queste crisi, compreso Firema che hai ricordato, e compreso Irisbus, non chiudendo nessun impianto, avendo un po' di sofferenze, era ovvio, però spendemmo circa 100 milioni d'intesa col governo. Cioè mettemmo in campo un'operazione di sostegno, di accompagnamento alle crisi, che sono di competenza regionale. E in qualche caso prevedemmo anche programmazioni che tranquillizzavano le imprese. Su Whirlpool facemmo io ho qui la campagna per Carinaro, io andai in fabbrica, ma non andai in fabbrica a dare solo la solidarietà. Ho visto che qualche carica istituzionale di recente va nelle imprese e si mette insieme ai lavoratori. Ma sembra un atto di solidarietà, ci mancherebbe, di generosità personale. Ma le istituzioni devono parlare con i fatti. Io quando andai a Carinaro feci approvare prima la delibera in giunta, poi andai lì e prevedevo un impegno fino a 50 milioni di euro. Disse all'azienda: la sfida è questa, qua ci sono 50 milioni di euro per non chiudere gli impianti dell'area del Bianco, diciamo. Siamo pronti a fare la nostra parte. Poi non ci fu bisogno di quell'importo, ma molto minore, però l'azienda capì che c'era una regione che la voleva quell'azienda là, che si metteva al fianco dei lavoratori con impegni precisi. La stessa cosa facemmo con la Fiat, come è noto, con Pomigliano. Lì allora Marchionne disse a me, come Presidente della Regione: io non voglio un euro dalla Regione, un euro dallo Stato, se no non rendo credibile il mio investimento, perché voglio far diventare Pomigliano, se siete tutti d'accordo, se lo sono i sindacati, lo sono i lavoratori, lo è la comunità locale, sono pronto io a spendere, devo dire. Grande amministratore, fece un investimento di circa 700 milioni di euro sull'impianto, facendo diventare il migliore impianto in Europa del gruppo FCA. Fincantieri dovemmo fare la fase di accompagnamento, quindi mettemmo risorse, ma non è che le abbiamo messe come io diffido, devo dire, non riesco a capire quando la regione dice: io do i soldi, io siamo il bancomat. Ma che soldi? Mica sono i soldi ricevuti in eredità personale, che c'avevi il nonno ricco. Quelli sono soldi della Campania, che
è un dovere dare i soldi, dovere dare i finanziamenti, ma non è che dice io li do se me lo chiedete, poi me lo riconoscete, tratto, no, si salta su queste cose si mette in campo una proposta, queste risorse sono del sindacato, sono della comunità, sono degli enti locali, sono delle imprese, non solo della regione Campania o del presidente della regione o di una giunta regionale o di un consiglio regionale. E così, se ci mettiamo così, le aziende scappano, i sindacati diffidano. E dico, bisogna andare dalla cassaforte col bancomat, non ce l'abbiamo il bancomat, qual è il numero di codice per avere l'accesso ai soldi della regione? Bisogna mettere a disposizione un'azione politica che ha le coperture finanziarie necessarie e guardiamo il passato. Io non è che voglio mettere, io ricordo le cose che ho fatto, me le ha fatte Bassolino prima di me, non è che non ha risolto questi problemi. Certo, la presenza del sindacato era molto più incisiva, non lo vedo così forte, pone i problemi, ma non è incisivo come era nel passato, quando imponeva, pretendeva, ecco, dalle istituzioni forza, coraggio, sostegno. E a me non è mancato, ma se non avessi avuto i sindacati e le forze sociali, tutte, vicino in quel momento, forse avremmo perso la Fiat Pomigliana, avremmo perso la Carinaro sicuramente. Abbiamo avuto delle crisi in cui veramente rischiavamo. Oggi la Fiat va avanti per gli accordi del 2013, si producono quelle macchine. Fincantieri, vedo ogni tanto si inaugura qualcosa, ma l'accordo del 2013, siamo ancora là, siamo ancora alla marina, intendiamo. Poi per fortuna aver dato mercato ci permette di guardare a Castellammare con prospettiva nuova, perché oggi con le nuove tecnologie si può lavorare in quello stabilimento migliorandolo quando 10 anni fa era impensabile, dovevi fare il bacino, non potevi lavorare sul vecchio cantiere. Oggi le tecnologie ci permettono di lavorare sul cantiere. Quindi aver salvato quell'impresa è stata fondamentale, perché 10 anni fa nessuno pensava che salvandola avesse un futuro Fincantieri di fronte alla concorrenza di Corea e Cina sulle navi, no? E allora l'abbiamo fatto tentando una tipologia di nave ad alta tecnologia, quella militare, che poteva servire a quel cantiere. Beh, però la regione ha messo la sua parte, ha fatto tutta la fase di accompagnamento, ha messo le risorse. Cioè, a me mi preoccupa questa assenza istituzionale di proposte. Vogliamo rifare un patto per la Campania? Vogliamo chiamare i sindacati, vogliamo sedere attorno a un tavolo, l'opposizione, tutti. Vogliamo far qualcosa. A Carinaro, alla Whirlpool non è andato nessuno a proporre nulla. Ma nel governo, che si dice addirittura, la notizia l'aveva prima, poi teniamo le elezioni europee e ci ha pensato a Fadò. Ma non c'è andata la regione con una proposta, c'è andato il sindaco di Napoli a dare la solidarietà. Ma mi sembra una solidarietà più polemica, come posso dire? Cioè, buona che si dà ai lavoratori, ma sembra per dire c'è qualcuno che non fa nulla. No, non lo so, l'ho letta un po' così. Ma dove possiamo andare avanti con questa storia? Lo dico anche ai componenti di 5 Stelle. Avete un ministro che è anche vicepremier, quindi questo lo aiuterebbe, no? Che gli dà più autorevolezza e più forza. Ministro delle attività produttive, ministro dello sviluppo economico, che gestisce la richiesta. Si stanno moltiplicando i tavoli. Non diminuiscono, aumentano. E non è che aumentano solo perché c'è la crisi, che è ancora durissima, perché non si affrontano, non ci si siede, non si risolvono. È iniziato con grande passo, di gran volontà, di grande voglia, sentiva tutti, incontrava tutti, poi è passato un anno, non si incontra più nessuno, non si risolve più un tavolo di crisi. Vogliamo risolvere il problema, vogliamo fare in modo che il governo parli con la regione, si sedano a un tavolo e risolvano le questioni. Come dobbiamo fare? Vogliamo far uscire dalla regione anche un po' di risorse che c'ha, sulla programmazione, per spenderli utilmente per il mantenimento della situazione lavorativa, industriale, del tessuto socio-economico, industriale della nostra regione? Quindi abbiamo tutta una serie di argomenti di discussione a quali non ci sottraniamo, anzi vogliamo dare una mano, recependo lo spirito unitario di questa discussione, anche dalla valutazione che è stata fatta dal collega Daniele, molto onesta rispetto alle cose, però mi permetto di dire un po' di voglia, un po' di protagonismo, un po' di voglia di affrontare queste grandi questioni. Non si può ridurre tutto alle universiadi, lo dico alla politica degli eventi. Poi ci sono i disoccupati, c'è la gente che soffre, ci sono i trasporti che stanno in una condizione penosa, abbiamo la situazione della sanità che peggiora, tutti gli indicatori socio-economici della regione Campania peggiorano. Il bollettino della Banca d'Italia di qualche giorno fa è terribile. La regione Campania sta peggiorando in tutti i suoi fondamentali. Fra poco avremo le nuove ecoballe, fra qualche settimana. Quindi guardate il quadro com'è, terribile, terribile. Le università ci daranno qualche settimana di piacevolezze, mettiamole così, ce le prendiamo.
però le crisi aumentano, gli stabilimenti chiudono, quindi facciamo con le università, ma occupiamoci anche delle cose importanti e serie che sono purtroppo trascurate sia dalle istituzioni campane che dal governo nazionale. Grazie consigliere Caldoro.